provato a fare delle frittelle con mele ed uvetta. Sono venute davvero deliziose. Adesso vi propongo la ricetta. Ho messo la pentola sul fuoco con l'acqua. Adesso ci vado a mettere il burro e lo zucchero. Aspetto che il burro si sia completamente sciolto prima di aggiungere la farina. Appena il burro si è sciolto, vado a mettere la farina tutta in un'unica soluzione e giro velocemente fino a farla assorbire tutta. Giro fin quando sul fondo nella pentola non si sarà formata una patina, allora significa che il composto è pronto. Metto il composto in un contenitore, lo lascio freddare un po' e poi comincio ad aggiungere le uova una alla volta. Appena si sarà assorbito il primo uovo, metto il secondo e così via. Metto l'ultimo uovo. Ecco pronta. Deve risultare un impasto abbastanza compatto ed elastico. Se vedete che è troppo duro, andate ad aggiungere un altro uovo. Vado a mettere la mela tagliata a dadini, la scorza di limone e adesso vado a mettere anche dell'uvetta. Andrò a mettere circa 50 grammi di uvetta che prima potete tenere a bagno in un po' di brandy, come preferite. Se non gradite l'uvetta potete anche omettere di metterla o magari mettere dei pinoli o qualcosa che gradite di più. Adesso andiamo a friggere le frittelle. Ho messo una padella capiente sul fuoco con dell'olio di semi, dove vado a friggere le frittelline. Prendo due cucchiai, un po' di impasto e poi lo faccio cadere nell'olio. Ecco le frittelle che stanno finendo la cottura. Si nota che sono pronte perché galleggiano, gonfiano. Togliamo l'olio in eccesso e mettiamo nella carta assorbente. Ecco pronte le frittelline, le vado a disporre in un vassoio, vado a spolverizzare con zucchero a velo. Ecco le frittelline di mele ed uvetta. Provatele, sono davvero deliziose, si sciolgono in bocca. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao!